Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, sto procedendo ancora con l'invernamento dei miei alveari e per onestà verso di voi vi faccio vedere anche una cassetta che purtroppo è messa proprio male e non posso invernarla in queste condizioni. Prima di tutto... Prima di proseguire ragazzi, come al solito vi chiedo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, di mettere un bel mi piace al video se lo reputate interessante e di condividere i miei video con i vostri amici. Allora ragazzi, vi ho fatto vedere già qualche video sull'invernamento, insomma le famiglie sono tutte messe abbastanza bene, però come accade di solito bisogna prendere delle scelte. Ho già detto anche in altri video, in apicoltura nulla è gratuito, anzi ogni decisione che prendiamo verrà ripagata nel bene o nel male nei mesi a venire. Quindi, come dico sempre, quello che facciamo adesso è raccoglieremo i frutti la prossima stagione. Quindi ragazzi, qui la famiglia che vi farò vedere è una famiglia che non può passare l'inverno in queste condizioni. Di conseguenza dovrò attingere già da adesso con uno dei miei nuclei di rimonta e procederò alla riunione per far sì che la famiglia possa rinforzarsi decisamente, possa passare l'inverno in maniera tranquilla. Quindi adesso puntiamo sull'arnia, vi faccio vedere le condizioni generali della famiglia e vi farò vedere come procederò alla riunione. Come potrò fare per salvare questa famiglia per l'inverno. Io ovviamente l'ho già fatta saltare perché altrimenti non avrei potuto dirvi queste cose già senza averla vista prima. A prima vista non sembra neanche messa male, però quando andiamo a sollevare i favi vediamo che la popolazione è assolutamente insufficiente. Quindi qui c'è due favi pieni di scorte, qui anche qui c'è del nettare, un po' di api. La regina l'ho vista, poverina, cerca di salvare il salvabile, ma purtroppo non può farcela in queste condizioni, non può farcela perché sono veramente, veramente in poche. Ecco, questo è come si presentano i favi in linea generale, quindi diciamo che sono occupati su un terzo, e non è sufficiente per poter passare l'inverno. Volevo farvi vedere anche la regina. Eccola qua, la regina. La regina è qua, ha l'addome ancora abbastanza sviluppato. Lei cerca di covare per quel che può riscaldare alla notte, però con così poche api, insomma, non può far di più. E con questa popolazione, come ho già detto, avremo una famiglia che sarà praticamente persa. Allora io preferisco riunire magari adesso con un nucleo o con un'altra famiglia scarsa per avere un'uscita dall'inverno con una famiglia discreta e magari poi dividere la stagione prossima con una regina nuova, una famiglia nuova e via. Quindi questo è il mio modo di operare in questi casi. La regina poverina sta cercando di guardare nei buchi, sta cercando di covare per quel che può, ma come ho già detto è fatica sprecata. Adesso io vado a scegliermi un nucleo e poi ritorno qui da voi. Eccomi, ho preso un nucleo che era su 4 telaini abbastanza popolati. Questo sarebbe il telaino di sponda. Qua ho due sponde della vecchia famiglia, ci metto la spondina del nucleo. Adesso possiamo riunire così, non c'è bisogno di fare nulla. Ecco, questo è l'altro favo. Adesso volevo vedere se c'era magari della covata e dare un'occhiata alla regina. La regina la inserisco direttamente così sul favo senza nessuna precauzione, perché tanto le api della cassetta sono in numero nettamente minore alle api che gli vado a dare adesso, essendo in numero nettamente minore, e poi anche vista la stagione assolutamente non verranno aggredite in nessun modo.
dalle api che sono già presenti. Quindi possiamo fare una riunione semplice. Eccola qui la regina. La regina c'è ancora, c'è, ha l'addome ridotto. C'è un po' di covata opercolata che deve sfarfallare, ma non c'è covata fresca, quindi è già in blocco. Ecco, adesso io la metto girata da questa parte, così starà verso le sue figlie, senza entrare a contatto con invece le api che non sono figlie sue. Questo è un altro telaio di api che non ha su niente, quindi andrò a scrollarle dentro e il gioco è fatto. Così. Adesso le ultime api che sono rimaste dentro al poli le vado semplicemente a sbattere dentro. Così. Ecco fatto. Questa è la situazione finale. Quindi siamo partiti da una famiglia praticamente che non aveva più nulla, forse un telaio di api al suo interno con una regina evidentemente in affanno, in difficoltà. Abbiamo finito invece con una famiglia su 5, in perfetta forma, con un numero ottimale di api. E in questo modo io sono tranquillo che la famiglia in questione passerà l'inverno tranquillamente. Un caso in cui le famiglie insomma non vanno bene, su un apiario di 30, e questa è la famiglia che mi è capitata in queste condizioni, le altre sono tutte in condizioni che mi sento di dire che passeranno l'inverno. Poi vedremo l'anno prossimo quante perdite avrò subito. Quindi ragazzi, il video finisce qua e vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Come al solito, ancora una volta vi chiedo di iscrivervi e di mettere mi piace al video, e ci vediamo alla prossima.